Buongiorno ragazzi, finalmente è arrivato sabato. Sabato vuol dire solo una parola, ricarica. Stamattina peso ancora più basso di ieri, mezzo chilo in meno, 85 e 25. Praticamente a breve resteranno solo le ossa, però non ci possiamo lamentare. Sono scarico perché comunque vengo da 6 giorni praticamente di scarica. Da domenica a ieri, quindi sono arrivato. Ora sento proprio il corpo che ha bisogno di ricaricare le pile. Però devo dire che questo approccio sta funzionando perché ogni settimana mi sto tirando sempre di più. E se faccio un paragone con l'anno scorso, dove comunque ogni giorno facevo 2 ore di cardio praticamente, perché mi svegliavo la mattina a stomaco vuoto tipo alle 5 e mezza. Alessia doveva farmi un'ora di cardio. Poi allenamento, a volte ne facevo anche due, più la sera 40 minuti di scala, ogni giorno questo ragazzi, per 2 mesi. Sono arrivato veramente logorato l'anno scorso, distrutto, il corpo veramente non ce la faceva più. Quest'anno invece, scusate ma la mattina il naso non mi aiuta, dicevo, questa mattina inve quest'anno invece sto vivendo molto più tranquillamente la preparazione, nel senso che intanto cardio l'ho eliminato praticamente e questo secondo me è un grande sollievo mentale e mi aiuta ancora di più a scendere perché ho meno stress, accumulo meno stress e riesco a scendere di più. Infatti in proporzione ho perso più chili anche dell'anno scorso perché l'anno scorso sono partito da 95, sono arrivato a 79, 16 kg. Quest'anno 102, siamo 85 e 25, quasi 17 kg. Ma persi ragazzi veramente in maniera semplice, tra virgolette. Se devo dire che sono morto di fame, ho sofferto da morire, direi una bugia. Un minimo, ovviamente, la fame ora si inizia a sentire. Tant'è che stamattina alle 7 avevo gli occhi sgranati e ho i crampi allo stomaco. E la cosa più bella è che stamattina mi vado anche a allenare a stomaco vuoto. Ultimo allenamento della settimana. Vado ora alle 8 e mezza con il mio amico Franziollo. Vado a fare petto e spalle. Quindi stamattina la colazione la faremo anche tardi, però si stringe e ce la faccio. Anche perché ieri ho mandato il check al coach e forse per la prima volta mi ha fatto grandi complimenti. Ci ha detto che ha rivisto non so quante volte il video che gli ho mandato, quindi solo io mi vedo secco, non lo so. Però diciamo, continuo a dare il massimo. Finché riuscirò, cerco di portare una condizione che non ho mai portato, una condizione veramente estrema quest'anno voglio portare. Cioè, veramente senza pelle. Quindi detto questo, ho detto, farò petto e spalle con Franziollo. Dopodiché, finalmente verrò a fare colazione. Ovviamente, anche in questa mattina, intra-workout, ciclo di idrati essenziali fondamentali, specialmente in questo momento. E vi mostro, ovviamente, l'allenamento. Vi spiego gli esercizi e oggi vediamo, faccio un po' più breve il video perché vi sto lavorando in questi giorni con questi vlog. Quindi, questa è la condizione. Non ci possiamo andare a bella faccia qua. Sembra anche grosso, guardate, anche svenato. Vabbè ragazzi, detto fatto lo stupido, ci vediamo dopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa hai preso stamattina? 10, allora. Allora, questa è la faccia di un Un uomo dopo 5 giorni di dieta. mix tutto, fai tu. Un uomo distrutto dalla vita dopo 5 giorni di dieta. E invece acqua e caffè e petto a stomaco vuoto. Ti farò diventare un cavallo tra un anno, preparati. Allora ragazzi, menù del giorno, spalle e petto. Iniziamo con le spalle. Farò un crossover ai cavi bassi, nella serie di avvicinamento, 2-3 serie, con una serie poi tra i 16 e 20 colpi. Dopodiché farò un'altra serie in cui praticamente farò 5 secondi di eccentrica e 5 di concentrica, una normale, 5 di eccentrica e 5 di concentrica, una normale. Secondo esercizio. Faccio un lento con manubri da seduto, qui farò 4-6 colpi come prima serie, sempre dopo una serie di avvicinamento.
Seconda serie farò un bello stripping. Quindi iniziamo l'allenamento. Buon divertimento a voi e a me. Olè, olè, olè. Già nel culo ne tengo tre. Ti distrò. Forza! Ehi! Vai, giallo. Scattale, dai. Poi ho fatto alzate laterali in piedi, 50 target reps. Sono partito con i 16, ho fatto 20 colpi più o meno, 10 secondi di pausa max reps, 10 di pausa max reps, finché non sono arrivato a 50 colpi totali. Ora le spalle sono finite, adesso facciamo richiamo di petto. Forza. Sì, chiudila, 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 chiudila.
Piano, scendi ora, piano, piano. 5 veloci, arriva giù, 5 veloci, citate, 1, 2, 3, 4, ok. Allora ragazzi, abbiamo fatto panca inclinata, libera. Adesso facciamo panca piena al multipower. Qui però lavoriamo, mentre lì abbiamo lavorato su basse reps, quindi mio fibrille, qui lavoriamo più sul pump. Facciamo una serie da 16-20 colpi. La seconda c'è un rest pause, quindi 16-20, 10 secondi di pausa, max reps, 10 secondi di pausa, max reps, finché non arriviamo più a 5 colpi. Poi, ultimo esercizio, facciamo croci su panca a 30 gradi e i cavi bassi, 50 target reps. Scegliamo un peso che ci fa fare più o meno 20 reps, 10 secondi di pausa max, 10 secondi di pausa max, finché non arriviamo al cedimento. Dopodiché l'allenamento sarà finito, possiamo andare a mangiare il pancake. Ah.
considerate. Anche avvicinati pure. Non ti preoccupare. Fai. Forza! Forza! Vai! Forza! Vai Gianlu! Vai che sono le ultime! Sì! Target traps finite! Allenamento finito! Morte arrivata! Andiamo a mangiare! Il bambino ha avuto la colazione post workout. Eh sì, tutte. Sei felice? Guarda, sto svenendo. Altro che cornetto. Meritata, devo dire, meritata. La... Beh, goditi questo che sarà l'ultimo passo della giornata. Primo e ultimo passo della giornata. Muoio. Sto morendo, cacchio. Mi faccio schifo quando mangio. Ma che hai fatto? Ma parti il video, mi stai facendo capire un cazzo. Vai. Ragazzi, questa è la colazione, guarda, dei campioni. Solito panchechino a sgrassare. E oggi che facciamo? Oggi non lo so dove vado. Oggi relax. Settimana finita. Gli allenamenti possono fare lunedì. Ora il corpo deve riposare, devo ricaricare. Quindi oggi non lo so dove vado. Poi vediamo. Ora mangio, che sto morendo. Baci, abbracci, al prossimo video.